Ok, eccoci. Allora, abbiamo i nostri due eserciti, uno che ha eliminato qua le tribù cornarosse. E probabilmente, non lo so, vado contro Carcassonne oppure... E probabilmente posso farlo. E ho un po' di lancieri e ho un po' di tiratori. Adesso vediamo un attimo. E l'altro invece sta andando verso Tilia, Istalia e robe del genere. Diamo un'occhiata qui perché abbiamo... Vabbè, da un lato dobbiamo sicuramente rigenerare queste unità qua. E porterei a Mucion. Quello non è male. Comunque si applica a tutti. Direi che non potenzio il robo delle aquile perché ho i draghi. Per cui non ha senso portarsi dietro delle aquile, francamente. Qua non lo possiamo muovere ulteriormente, quindi questi soldi per il momento ce li teniamo, non capisco perché siano così bassi, però va bene. Come sono i rapporti con Carcassonne? Buoni. Bene. Spero che non mi dichiarino guerra, non rompano trattati o cose del genere. Dobbiamo anche andare a fare guerra con l'impero, volendo. Con Lioness. Lioness. Credo sia lei. Vediamo un attimo. Lioness è alleata di Artois. Che è in guerra con la Bretonia. Bretonia, però... E noi abbiamo un patto di non aggressione con Artois... E Lioness, quindi non possiamo fare in guerra con loro. Meglio, possiamo farlo, però non è il caso. Allora, la Bretonia apprezza l'impero, l'impero sostanzialmente non apprezza la Bretonia, anzi, sta peggiorando la cosa. Quindi possiamo effettivamente fare guerra alla Bretonia. Prendici castello di Baston. Andare qua a Grisor. Puoi andare su di lì. Direi che è la cosa migliore. Abbiamo ancora però qualche turno, credo. Praticamente possiamo anche far così. Oop. Però sono due turni. Vabbè, ormai era l'unica cosa che posso fare comunque. Però allora magari mi porto avanti. Così mi vedono e magari... Ho cannato tutto. Dovevo metterlo in modalità guarnigione. Come si chiama? Campamento, vabbè. Qui abbiamo distrutto quello. Dobbiamo costruire questa linea per cioè, sbloccare l'item di. Un item di. Orion. Va, sempre inutile secondo me. Attacchiamo Bibali. E probabilmente la combatteremo. Davvero, no, non attacchiamo Bibali. Siamo così. Dobbiamo dichiarargli guerra subito. Dovrebbe essere meglio. Non hanno alleati. Do not greet me as a friend, nor are we foes yet. Ok, finiamo ancora il turno, direi. Ok, questo esercito qua intendo di tenerlo sempre in Athelhoren perché è troppo pericoloso non tenere nessuno. No. Vabbè. Corpo, la disciplina è già piuttosto alta.
Posso arrivare lì? Poi faccio prima di arrivarci a difendere con questo. Sono due eserciti, possiamo permetterci di farlo. Ma comunque dicevo, conviene, secondo me, sempre tenere almeno un, un esercito, diciamo, qualcosa, un generale, qualcos'altro, in Atelorn, perché è il modo più facile per eliminare gli elfi. Nel senso che se tu conquisti queste qua, perdono praticamente tutta l'economia. Non bisogna permetterlo, ovviamente. Mi sono accorto adesso di avere questi robi qua. Diciamo che ho questo esercito qui. Esce miseramente, ma non mi interessa. Picurnus, frecce. Probabilmente questo qua potevo metterlo nell'esercito di Orion, quindi magari. No, beh, comunque. Ma vedremo, insomma. Qualche parte magari lo metto. Sì, cioè, dicevo, abbiamo 19 uomini adesso in Orion. Potremmo mettere lui per portarlo a 20. Dato che avremmo un po' troppe poche lance, troppe poche fanterie. Magari no. Un esercito qua effettivamente non era caso, però siamo così. Allora vediamo quanto ci vuole, 50%. E non voglio portare due eserciti qui, vorrei fare tutto con uno su. Sì, sì, almeno 5 fanterie vogliono. Guardian of the deep world. No slow. Siamo finiti il turno, speriamo che questo qua non si metta a girare chissà dove. Mi pare di dover arrivare ad 8 ambre prima di poter. Come di poter potenziare la quercia delle ere. Qua. La quercia delle ere. Tra l'altro, che livello è? Ancora 2. Serveranno ancora 28 ambre. Però vabbè, se andiamo giù qua dal territorio degli orchi non dovrebbe essere molto difficile, visto considerato che. Anzi, in particolare questo pezzo qui dove. Questo qui dove magari troviamo ancora. Tipo le Manelandes, non mi ricordo bene come si chiamano. Troviamo ancora quelli selvaggi che faranno una bruttissima fine contro i nostri tiratori. Anche se stiamo andando giù con Durtuk, che è quello che non ne ha di tiratori, però. Dettagli. Ho visto di bello qualcuno lì da Durtu. Ha dato adesso la sua abilità nuova. E sta tornando indietro.
Adesso a questo punto usciamo da Bibel e andiamo ad eliminare quello che c'è. Tra l'altro non abbiamo neanche pensato di... No, c'è un porto, quindi non possiamo fare niente. Ci dà 576. Perché abbiamo la tecnologia. Qua giusto per vedere. Facciamo così, posso? Certo. Appena appena. Vediamo se viene su. Spero che venga su. Torni qui, qui dovremmo aver finito di reclutare, quindi possiamo tornare ai confini con quello di Baston. Riesco però a fermarmi prima e andare in imboscata perché spero che sposti quell'unità lì. Magari, probabilmente non lo farà, però. E fare un assedio con questo esercito qua. Però magari non blocchiamo l'esercito. Qua a danneggiare le mura. Siamo alleati con Artois, però alleati, non abbiamo fatto un'aggressione, però ne frega. Dobbiamo potenziare qualcosa. Credi no. Facciamo la battaglia, giusto per vedere, due draghi anziché uno. No, non la facciamo perché ne faremo un'altra dopo. E adesso questo qua è fuori. E ci rimarrà fuori, per cui potremo attaccare tutta la guarnigione all'esterno. Questo non so se riusciremo comunque... No, vabbè, è una guarnigione del piffero, quindi... Che a volte le capitali hanno delle guarigioni inquietanti. Qui abbiamo perso un po' troppo, cioè un po' di uomini lì, però. Però dobbiamo combatterla, ovviamente. Questi potrebbero essere un po' un problema, ma i nostri Superbore dovrebbero riuscire ad eliminarli. Questi potrebbero essere altrettanto un problema, forse anche più grande, questi Superbore. Ma le Driadi dovrebbero riuscire a farle, perché non sono corazzate. Questi qua sono forti contro unità grandi e danno perforante. Questi qua non sono corazzati, quindi danno perforante serve a poco, e non sono grandi, quindi dovrebbero essere efficaci. Hanno... Di qua che potrebbe essere un problema, ma insomma, in qualche modo dovremmo riuscire a farcela. Ho salvato, non so perché ho salvato di nuovo. Problema, ecco, sono un po' i tiratori perché non possiamo giocare tanto con i due draghetti. I tiratori sono in giro. Anche se comunque hanno il bonus di difesa, tipo meno 25% mi pare dai proiettili, e il meno 20 normale delle tutte le unità di questo tipo. Anche il mago del fuoco, anche quello potrebbe essere. Beh. Fa danno bonus, diciamo. Però a parte quello, niente, perché comunque non è che faccia un granché in generale. Contro quei pistolieri potremmo utilizzare i cavalcafalchi, perché credo che siano più veloci e abbiano un range più alto. Dovremmo controllare, però. Sul range più alto sono abbastanza sicuro, sul più veloci no. In ogni caso, se arrivano a tiro dei. I miei arcieri fanno una bruttissima fine. Ok, non giochiamo d'azzardo.
Questo è buono. Gli arcieri non li teniamo davanti perché caricheremo. Due draghetti. Questo lo mettiamo qua. Che posto del Menga. qua. Probabilmente li nasconderemo qua dentro. Qui ho già finito lo schermo. Potrei iniziare. Non so fino a che punto. No, non caricheremo questo. Non avevo notato che erano lì sotto. Vediamo che gli arcieri vengono qua. Di vengono qua dietro. Qua vengono qua. Tu vieni qua. Tu vieni qua. Tu vieni qua. Tu vieni qua. E adesso vediamo se possiamo. Sì, probabilmente possiamo. Allora, la velocità. Ah sì, ok, sono più veloci. Le robe dovrebbe avere 90. No? 97, ne abbiamo 117. Così. Let's hunt, or forever loyal. Anche hanno anche la marcia, marcia forzata, no? Ok, faranno una bruttissima fine. Curva. Oh, oh, oh. Perfetto. Qui un po' di danni li stiamo facendo. Diciamo che... inseguite. Ok, stanno andando di lì. Io. Si muovevano in quella direzione, ma non sono... lo prendo. Ne ha fatto fuori uno. Qui loro stanno venendo su. Qui stiamo macellando questi alabardieri e ci va bene, però dobbiamo anche portare giù qualcosa per difenderci. Queste fantine qui non sono un grosso problema e anzi probabilmente qui manderò Durtu. E qua, qua così.
Vieni qua, aiuterai di qui. Tu invece, vieni qui. Qua è il caso di portarli qui. Qui invece devo mandarli giù. Ora drago e tutto il resto, perché un po' tanta roba. Però la speranza è di rompere in fretta questi qua che sono esausti di tutto il resto. E poi andare a finire il resto. Quanto sei veloce? Non li prenderai mai. Quanto siete veloci? 88, non li prendono comunque. O meglio, non ho controllato. Ho sbagliato. 96. Prendi comunque. A questo punto, quando questi qua hanno finito qui, li porteremo di là. E prendiamo questi qua. Un bel Ctrl G e diamogli l'ordine. Caricare, ok. Comics sono un po' sulle scatole. Urtu, diciamo che li finisci. Meglio. Ma magari, non so, no, forse mi aspettare che si formi il blob di fanteria. Devi venire qua. Voi tre. Dovete venire qua. E tu. Che qua Durtu va bene che combatta lì, però gli altri devono andare giù. Bella, vedo gli alberi qua dentro. E anche questo drago. Ok, allora. Ne avevo bisogno. Anche se sta andando molto bene, devo dire. Stiamo tirando su quelli giusti. Vediamo che tu carichi questi. Tu carichi questi. Carichi questo, eliminiamo subito e ce li leviamo dalle scatole. Va bene che carichi questi qua. Dopo adesso che sono insieme, direi di fare una carica col dragone in mezzo. Ora puoi caricare anche lì.
utilizzare spada di Diaz, però vabbè. Dimenticato. Fare un'altra carica col coso. Qui direi che la situazione è abbastanza buona, quindi andiamo legalmente ad attaccare lì dentro. Tu puoi inseguire questi qua qua dentro, così ovviamente li finiamo. Il generale è morto. Attaccate quelli lì. Drago, carichi questi qua. Tu, diciamo che usi questo. La gente muore. E li tiriamo indietro. E questi qua in realtà li usiamo lo stesso. E qui, no, tu sei quello lì. Qui era che bugeri. E qui questi qua. Insegui quelli lì. Tu insegui questi qua. Tu vai avanti a inseguire questi qua. E tu invece le grandi spade. Direi che comunque le driadi hanno fatto il loro lavoro. Alla fine servono soltanto per... In realtà fanno anche parecchio male, però il motivo principale per cui le ho nell'esercito è che ho bisogno di qualcuno che prenda, che assorba i danni sostanzialmente al posto dei questi, quindi il motivo principale per cui esistono è quello e l'hanno fatto. Che ci siamo quasi. Sì, dai. Dovremmo riuscire ad eliminarli abbastanza facilmente se ne rimane qualcosa. Probabilmente ne rimane qualcosa. E comunque 58, 31, 46, 49, 50, 61. Hanno fatto complessivamente meglio, direi, di queste... Beh, in realtà è un po' di... cioè, è opinabile la situazione, perché questi tre arcieri avevano le condizioni migliori, perché stiravano contro unità che non erano corazzate e non avevano scudi, che erano tutte ammucchiate. Quindi avrebbero potuto fare più uccisioni, diciamo. Però c'è anche da dire che cioè, le uccisioni che hanno fatto questi qua erano su unità tendenzialmente più forti e più utili rispetto a quelle delle driadi, perché comunque tiravano prevalentemente contro grandi spade o... alla barriere, quindi vabbè. Ovviamente le cavalerie hanno fatto un ottimo lavoro. I draghi hanno fatto un ottimo lavoro. Le draghi servono anche più che altro proprio per fare terrore, voglio dire. L'ho buttato in corpo a corpo, sono scappati tutti. E questi qua hanno fatto decisamente meno, ma insomma sono anche 9 unità, voglio dire. L'urto ho fatto poco, non ho avuto il tempo più che altro. Sostanzialmente d'urto lo uso per andare ad eliminare il generale avversario. Basta. Cento denari in più. Bene, sì, basta un cuore in vita, ma lo eliminiamo. Eliminiamo il resto della guarnigione. Vediamo che livelli stratosferici arriva la disciplina. Ai. Che già è le 91.
Già le unità degli elfi hanno una buona disciplina, normalmente. Potrei già attaccare. E autorisolviamo, eliminiamo anche gli altri. Adesso una deriva dei manufacturieri. 41.000. Noi seminiamo perché abbiamo bisogno dei corpi. Diamo un'occhiata anche agli equipaggiamenti, perché tipo questo qua, questo vale che se lo pigli lui. Però ovviamente non lo cambiamo, qui non credo ci sia nulla di meglio. Proviamo adesso questa corona del comando. Non è male. Ma io aumenterei l'esistenza di armi da tiro ulteriormente, così d'urto diventa letteralmente un carro armato. Di imboscata più 20%. Vita più 30. Madonna. Ok, reclutiamo un'unità di driadi. Tanto dovremmo rimanerci un po'. Arriviamo. 12. Io voglio la trasformazione, però alla trasformazione di Kadon ci voglio arrivare. La chimera potrebbe far comodo ogni tanto. Qui potenziamo. Io. Di 5 punti, quindi ancora uno. Logoramento non dovrebbe essere male. Insomma. Non era logoramento, era un altro aspetto che mi ricordo. La versione che mi serve. No. Andiamo avanti qui e basta. Poi ci penseremo. E abbiamo eliminato Stalia, immagino. Sì. E qui possiamo attaccare. No. Sì. Quello di Boston è libero. Abbiamo delle unità, credo, sì. Sono delle unità d'assedio, quindi possiamo attaccare direttamente. Vediamo. Allora, cosa abbiamo qua? Un bel porto. Qui un altro bel porto. E uno che aumenta l'economia. Qui vicino abbiamo economia sostanzialmente. Che sono le due edifici particolari. Però non mi serve. Questo potremmo farlo anche più avanti. Fai questo. Vabbè, facciamo ancora qualche roba per dargli evasione. Poi tutto di spine. Oppure possiamo semplicemente potenziare il sviglio dei boschi, così almeno non abbiamo troppe spell che non useremo sostanzialmente mai. Poi eliminare sto tizio. No. Nulla. Era la solita roba. Dobbiamo potenziare la quercia delle ere. Ci fidiamo? Meglio aspettare ancora qualcosina. Anche se credo che. No, vabbè, ma non dovrebbe essere.
Non possiamo cominciare a potenziarla, eventualmente la blocchiamo, tanto ci vogliono 8 turni. E questa qua non la perdiamo. Questa provincia ci sta dando parecchio, eh. Toboro ce ne darà altrettanto. Tra l'altro Toboro possiamo ricostruirla anche senza aspettare di aver rigenerato tutto, quindi. Va bene. Tra l'altro potevamo anche eliminare le driadi e rireclutarle da capo, almeno 3 però, vabbè, vedremo cosa conviene fare. Protector of the forest. I will slow. I thirst for the hunt. Do you take me for a chum? You dishonor me. Spero di poterlo. Perfetto, possiamo probabilmente o combatterla o anche autorisolverla, credo. Master of the Wild Hunt. To the hunt. Appunto. Danni da perforamento. Ma non posso. Non posso. Deepwood Guardian. You dishonor me. E non credo comunque che questi qua siano in grado di farmi fuori. Nonostante, insomma, sono messo un po' così così. I thirst for the hunt. Vorrei andare. Dov'è? Diciamo, attacchi fulmini sono sempre utili. Sarebbe. E vale sbloccarli. La tua sarà dura a prenderli. Io direi di costruire questo per il momento. Poi eventualmente lo cambiamo. No, anzi, lo teniamo lì probabilmente. Per avere una roba di questo tipo. Niente. Manca ancora. Boh. Può finire il turno? Direi di sì. Sono questi qua che stavamo da eliminare, ma. Salute. Ovviamente non accettiamo il trattato di pace perché voglio prendere i territori lì. E questo esercito? Vabbè, però sta combattendo con la Ioness, quindi con noi. Marienburg come sta messo? Perfetto. Però prima prendere i morto qua. Abbiamo ancora un turno? Meglio, o così. Andiamo qui. Locking pathway. Siamo l'esercito così almeno non viene a romperci le scatole. Siamo così. L'esercito lì. Dobbiamo portarci vicino e metterci in imboscata. Però non sono in guerra, quindi convenientemente. Provare a mettersi in modalità accampamento. E però comunque non mi rigenererei completamente. Magari ce ne freghiamo per il momento. Andiamo direttamente qui. Anche qui non c'è tanto da fare.
Siamo a 3, ma mancano ancora 10. I live to serve Aerith. Detto questo, dovrebbe aiutare parecchio. Ora qui questa è un'occasione un po' cosa, diciamo, perché se riusciamo attaccare questo qua, affrontiamo un generale di primo livello che è pessimo, più tutta sta roba, più la guarnigione all'esterno delle mura, e direi che è la cosa da fare. Prima possiamo fare qualche cosa. Non provare ad assassinare. Bene. È un esercito senza generale. No! Guardian of the Deepwood. Shield of Athaloran. Vediamo, visto che si è dato che comunque non la combatteremo in questa parte. Facciamo il resto subito, così ci lasciamo sulla fermata pre-battaglia, diciamo. Via Ashka. Ok, mi piace questo aumento del reintegro. Veramente? Ah no, ok. Questa provincia ci darà parecchi soldi. Niente. Quindi non ho molto altro da fare. E con molto altro intendo non ho nient'altro da fare. Quindi un attimo, sì, facciamo questa roba qua. Vabbè, non è la cosa più utile di questo mondo. Commercio non posso commerciare con nessuno. Forse non posso proprio commerciare con altre fazioni. Se potevo commerciare con i miei... con gli altri... elfi di Athaloran, ma a parte quelli basta. E dichiariamo... cioè, dichiariamo questo qua. Ok, direi che non è il caso di combatterla. Cioè, mi piacerebbe muovermi un po' velocemente, diciamo. Quindi le battaglie non ne vale la pena come questa. Dove non ne vale la pena prevalentemente perché siamo riusciti ad eliminare il generale avversario. Penso parecchio, però dovremmo riuscire a... Non so se è stata una grandissima idea. Adesso dobbiamo assediare. E avrei dovuto combatterla. Vabbè, ma l'ho fatto, quindi è inutile. E noi... ma dobbiamo combatterla così. Combatterla o autorisolverla, ma presumo... non combatterla. Però... ma probabilmente glielo daranno in generale. Vabbè, vedremo. Vabbè, vabbè, a questo punto non sono neanche obbligato, tra virgolette, a finire la parte, perché possiamo ancora fare con un turno, tipo. E vedere cosa succede. Tra l'altro, puoi muovere... no, non posso ancora vederlo. Okay, una delle cose interessanti di Durtu... chi è? Orion. È che... è immune a tutti i tipi di logoramento. Lì c'è un pezzo di palude, però forse non è proprio attraversabile. L'altro, infatti, una delle cose che si può fare con Durtu è mandarlo a Noska. Così almeno... non ha problemi, insomma, non ha problemi per il logoramento. Da, se cominciano a far così è un problema. E dobbiamo mettere un eroe a Torgovan. È qua, mi pare, no?
Your orders. Maia. I bring pain. E dovremmo riuscire ad eliminarlo probabilmente nel prossimo turno. Forse possiamo aspettare. E comincia ad assirarmi il generale. Basta. Infatti non posso proprio passare qua. Abbiamo un turno per rigenerarci praticamente tutto. Direi di sì. E adesso direi che lo passiamo. Il prossimo turno lo faremo nella prossima parte. Potrebbe... no, perché magari voglio conquistarti. A parte che sarebbe, cioè, sarebbe la stessa identica cosa, quindi vedremo. Ma non sarebbe la stessa identica cosa perché prenderei un sacco di soldi in più. Questo non mi piace. Ma no, non avevo guardato bene le statistiche. Qui non ce la facciamo. Direi che ci ritorniamo indietro qua e ci teneriamo e poi lo faremo di nuovo per bene. Magari abbiamo ancora un copione. E no, sta peggiorando tanto le cose. Perché passano due turni e siamo a posto qua. Ok, niente, direi che per questa parte è tutto. Se il video vi è piaciuto mettete mi piace, commentate, iscrivetevi e al prossimo video. Ciao!